ad Arezzo, dove l'enogastronomia delle valli e della città è stata protagonista per 5 serate a tutto tondo, con musica, artigianato e soprattutto con la formula all inclusive, per far sì che le famiglie potessero degustare piatti di qualità a buon prezzo. Quindi abbiamo diversificato le 5 serate però incentivandoci sulla cucina tipica, quindi le 4 vallate, Val d'Arno con la sua cucina e i suoi prodotti, Val di Chiana cucina e i suoi prodotti, così il Casentino, così la Val Tiberina e la città di Arezzo. Una serata dove ci sono tanti salumi, partiamo con dei salumi, dei formaggi della zona del Val d'Arno, formaggi al latte crudo, fagioli zolfini, olio extravergine IGP, dei piatti, dei primi piatti, delle tagliatelle con tarese, del peposo alla fornacina, della buona carne del Val d'Arno. Vediamo, insomma, tutto abbastanza in vista, no? Questa è anche la particolarità, nel senso che la gente viene, guarda, vede, prende. Sì, è una formula all inclusive, sia perché permette a un costo ragionevole di poter assaggiare tante cose. Invece di fare un piatto o due piatti, con una formula all inclusive si può entrare dentro al ristorante e poter usufruire dal buffet di tutte le portate, assaggiando dai salumi ai formaggi ai primi piatti. Certo, tutte le nostre serate sono improntate sul fatto che la persona prima mangia con gli occhi, poi chiede l'informazione del tipo di prodotto e la provenienza e la qualità e poi finalmente degusta quello che mette nel piatto e conclude la serata. Il tutto con un'attenzione particolare a vari tipi di cucina, ma soprattutto a tutte le intolleranze alimentari. Questo è l'obiettivo principale per cui siamo qua, dimostrare che la cucina senza glutine è anche appetitosa, è buona anche per chi fortunatamente celiaco non è. Appunto, qua che cosa avete? Abbiamo tante schiacciate, tanti tipi di pane, facciamo le focaccine calde con la cipolla, con i pomodorini, con il rosmarino. Poi ci sono le focacce che abbiamo preparato già in precedenza. Questo angolino che è tutto nostro, quindi non c'è pericolo di contaminazioni. E siamo attenti a tutto, anche ai salumi, alle cose. Abbiamo prestato attenzione proprio affinché fossero tutti garantiti senza glutine. E sul piatto soprattutto i prodotti di stagione. Un piatto tipico è la panzanella e i nostri oli toscani, questi in particolare della colline aretine, si abbinano molto bene alle panzanelle, ai vari tipi di panzanelle, la pappa col pomodoro e in particolare noi siamo qui con la verdura, verdura cruda, in modo da poterci abbinare tipo pinsimonio, poterci abbinare l'olio e da sentirlo e avere i sapori più esaltati. Cosa proponete qua voi stasera? Allora, noi proponiamo l'oli toscani ed specialmente delle colline di Arezzo, dei prodotti tipici delle colline di Arezzo. Che caratteristiche ha il vostro olio? Il nostro olio è molto fruttato, è ricco di polifenoli che è un antitumorale, si può dire, perché aiuta l'organismo a prevenire i tumori, insomma. E poi si abbina bene ai piatti di questa zona. Si abbina bene ai piatti di nostra zona. Tanti i vini proposti. Allora, il vino delle varie zone d'Arezzo, intanto partiamo che dal discorso che Arezzo comunque è compresa nella denominazione di Chianti con gli aretini, quindi la base sangiovese la farà comunque sempre da padrone. Spostandoci nella zona di Cortona, siamo in presenza di ottimi Syrah. Poi nella zona di Monte San Savino e comunque in tutte le altre vallate vengono sperimentati degli IGT
o a base sangiovese con taglio Cabernet Merlot, oppure proprio con dei Cabernet in purezza o dei Merlot in purezza. Quindi vengono utilizzati anche vitigni internazionali nelle nostre zone. Insomma, vediamo, le abbiamo riprese, sono tante le bottiglie, sono tante le etichette, no? No, sono tantissime, anche stasera ne abbiamo più di 70 che rappresentano più o meno tutte e quattro le vallate della provincia di Arezzo. Quindi, insomma, quantomeno c'è voglia di fare, c'è tanta varietà. Sì, c'è tanta varietà, c'è voglia di investire da parte delle aziende, voglia di essere rappresentate e soprattutto ci affidano il compito a noi sommelier di essere comunicativi da un punto di vista dei loro vini verso il cliente finale. E non poteva mancare lo spazio per i bambini. Questa bambola dei piccoli chef è un'idea per insegnare in maniera divertente a bambini a mangiare bene, a mangiare sano. Noi facciamo parte della Lita, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori, e ci occupiamo di prevenzione fin da piccoli. Infatti noi facciamo corsi di educazione alimentare attraverso la manipolazione pratica dai 2 ai 14 anni. Insomma, diamo un consiglio a queste mamme a cui magari i bambini preferiscono, che so, la patatina fritta all'alimento, diciamo, alla verdura. Beh, sicuramente il primo consiglio che possiamo dare è dare l'esempio. Un genitore che mangia verdura comunque incentiverà il proprio figlio a mangiare verdura e anche frutta, e sicuramente le imposizioni non fanno al caso nostro per aiutare, ma meglio consigliare, avvicinarli, farli provare, coinvolgerli nella spesa, nella preparazione e soprattutto farli lavorare. I bambini che lavorano con le verdure le mangiano volentieri. Insomma, tutto questo è sapore in villa. Allora, queste serate per mettere in evidenza i sapori di tutte queste zone di Arezzo molto diverse tra di loro, una serata molto conviviale, ricca di tanti elementi per i bambini, la musica, tutto insieme. Sì, questa formula di vetrina toscana quest'anno è stata fortemente innovativa, frutto di una stretta sinergia tra i vari soggetti che avete visto questa sera. Tra l'altro c'è stata una prima parte voluta fortemente dalle associazioni categoria del settore della ristorazione, FIEPET Confesercenti e FIPE Confcommercio, che ha visto un'anteprima. Infatti i ristoranti di vetrina toscana nelle settimane precedenti erano stati coinvolti in una serie di serate promozionali, sapori fuori dalla villa, in cui i ristoranti di vetrina toscana proponevano menù promozionali ai numerosi turisti e visitatori della città, con la possibilità poi anche di visitare la mostra di Castica. Questa invece è una novità. La possibilità di dedicare ogni serata in questo splendido scenario di Villa Severi alle tradizioni gastronomiche e culinarie delle varie vallate della provincia d'Arezzo. Insomma, la possibilità nel giro di una settimana di avere un'ampia rassegna di tutte quelle che sono le maggiori specialità della tradizione del nostro territorio, interpretate grazie ai cuochi di Arezzo, tutti aderenti a Vetrina Toscana Tavola, e con la possibilità, come abbiamo appena visto, del sostegno poi dei sommelier, dell'olio, insomma la possibilità di avere veramente in questo caso una vetrina di tutte quelle che sono le specialità della Toscana, gastronomiche, produttive, anche se vogliamo poi di quelle che sono le capacità di abbinare la gastronomia con aspetti innovativi, ma da tenerne conto, come abbiamo visto la cucina senza glutine, l'aspetto di un'educazione alla sanità e a una corretta educazione alimentare per i più piccoli, grazie anche alla frutta che qui, insomma, dal punto di vista della produzione trova nella Val di Chiana una delle sue nuove zone di eccellenza. Grazie a Vetrina Toscana Tavola, grazie alla Regione, all'Union Camere, alla Camera di Commercio d'Arezzo, che ha dato anche in questa occasione la possibilità di mettere in sinergia tutti questi attori. Bravissimo.